Sono stati due i siciliani insigniti del titolo di Alfiere della Repubblica da parte del presidente Sergio Mattarella, insieme al nicosiano Andrea Loguzzo, a ricevere il prestigioso riconoscimento anche la sedicenne Maria Piera Calandra di Alcamo, che indossa la divisa della Croce Rossa. Da inizio pandemia Maria Piera ha deciso di schierarsi in prima linea e dare una mano ai più bisognosi. Durante il lockdown dello scorso anno, la giovane volontaria ha distribuito la spesa alle famiglie meno abbienti, consegnato farmaci a domicilio e nelle ultime settimane ha assistito anche gli ottantenni in coda in ospedale, in attesa di essere vaccinati. Maria Piera è il simbolo della campagna Il Tempo della Gentilezza, promossa lo scorso anno dalla Croce Rossa Italiana per far fronte all'emergenza Covid-19. Mi sento molto emozionata, non mi aspettavo completamente di ricevere questa onorificenza. Mi sento fortunata di aver ricevuto questa cosa e ne vado orgogliosa. Durante la pandemia ci occupavamo di sala operativa e di smistamento per alimentazione, quindi facevo centralino qua in sala operativa, quindi prendevo le chiamate che venivano mandate e poi mi occupavo, ero responsabile del magazzino alimentare, quindi preparavo le spese e controllavo che i volontari le facessero giuste. Soddisfazione da parte del papà di Maria Piera, Gaspare Calandra, anch'egli volontario della Croce Rossa, e anche dei colleghi della Croce Rossa Alcamese, che sono orgogliosi per il riconoscimento ottenuto dalla giovane, un premio che riconosce in qualche modo il grande lavoro svolto dalla Croce Rossa di Alcamo in questo periodo così difficile. Per me è stata una gioia immensa, anche perché l'ho letto direttamente dal gruppo e li evitavo direttamente, anche perché mi trovavo sul posto di lavoro ed è un'esperienza bellissima. In famiglia siamo tutti molto entusiasti, ma ancora tuttora non sappiamo cosa ci darà il presidente, ma a noi non importa questo, già il fatto che abbiano dato questo onore, per me è un grande onore essere il papà di Maria Piera, quindi è una cosa immensa. Stavamo quasi tutti i giorni assieme con i ragazzi, con le spese che si facevano, poi andavamo a portarle pure alle persone, i bisognosi. La cosa che facevamo soprattutto è la sala operativa, eravamo sempre a prendere le telefonate, questo ogni giorno. Maria Piera si è distinta per quelle che sono state le sue capacità, quello che ha fatto venire fuori di lei, quindi il fatto stesso con cioè lei con un sorriso riusciva a rapportarsi anche con i grandi e a coordinare, quindi essere lei responsabile del lavoro dei grandi. È questo quello che ha distinto Maria Piera magari rispetto ad altri. Quello che posso augurare a Maria Piera è semplicemente di restare esattamente così com'è, quindi di poter guadagnare la fiducia, di dar conforto con un sorriso e di dar forza a quella che è la Croce Rossa Italiana.